andata bene da un lato e male dall'altra. Bene perché comunque penso che all'ultimo chilometro, al quindicesimo, e sono riuscito a salvare un bel piazzamento grazie anche a Max e a Ferro, ma ero messo perfetto a un chilometro e 600, un chilometro 700. Poi è entrata gente che secondo me ha gli occhiali un po' troppo scuri, non frena. E un conto è rischiare il giusto, ma così secondo me è eccessivo, ho sentito che non si è rotto anche un braccio, quindi per me si sta un po' esagerando, ma comunque va bene, sono riuscito a salvare un bel risultato rimontando da dietro. Poi quando sono arrivato sulla rotta di Greipel, io e Max eravamo un po' impiccati e quando Greipel ha accelerato non avevo più, cioè sono rimasto in scia. Ho visto gente che io essendo, c'era il treno di Greipel e il treno mio e comunque mi entrava dentro. Io mi ricordo quando ero il primo anno c'era il Peta e quei treni là neanche mi azzardavo a entrarci dentro, perché c'è una regola non scritta comunque, però va bene dai, non importa, l'importante è che non mi sono fatto male io e aver fatto un bel risultato.